19:56, arrivati al Palasport di Rovigo per l'ultimo appuntamento di questa stagione. Di quest'anno, non di questa stagione. Mi corregge il Pocio. No, perché qua bisogna stare attenti con le frasi tue, che non mi vada via Pablito. Scendi, principessa! Fare il riposino. Sarà la tua ultima partita di campionato allo Rovigo? No, questo a Rovigo a vita. Facciamo il road to Serie A. Prima di noi, Ez. Io voglio quel berretto. Come stai? Tutto bene. Sei in forma? Per riprendere. Pronto a scacciare le polemiche? Ovvio, ovvio, li mangiamo vivi oggi. Oggi è tornato anche lo sciamano. Quanto finisce oggi? Finisce 4-1 con 3-30, autopiette di Fabio e 2 assist. E allora eccoci finalmente nell'intervista prepartita dell'11ª giornata del campionato di Serie D di Futsal. Ultimo match prima della sosta, come è arrivata questa sfida? Come avete vissuto la settimana dopo la sconfitta per 2-1 contro il Pernumia? Sì, la settimana è andata bene, secondo me in parte ci serviva un po' ritornare con la testa al campo, perché magari ci sentivamo un po' troppo più forti degli avversari, e quindi secondo me da qualche punto di vista la sconfitta ci può essere servita. Dispiace ovviamente che la sconfitta c'è stata contro una delle pretendenti a vincere il campionato, però sì, comunque il campionato è lungo, abbiamo modo di poterci rifare, comunque siamo solamente a meno 2 dei primi. Oggi ricordiamolo, arriva il Petrarca, formazione penultima in questo campionato, però è riuscito a ottenere 6 punti negli ultimi 3 incontri, una media sicuramente importante, anche perché spesso riescono ad attingere dalle squadre superiori avendo più formazioni in diversi campionati. Secondo me, e volevo sapere anche cosa ne pensi tu, l'errore da non rifare questo oggi è sottovalutare l'avversario? Sì, sicuramente non dobbiamo sottovalutarli, come hai detto te hanno fatto 6 punti ma nelle ultime 3 partite, e tra l'altro hanno fatto questi punti con le uniche 2 squadre con cui non abbiamo vinto, cioè Saldotec e Pernumia. Dunque noi adesso possiamo andare a leggere le domande che ti sono arrivate quest'oggi, tra l'altro hashtag domanda per chiunque volesse chiederti qualcosa, che al prossimo video risponderemo. Partiamo con la prima domanda da parte di Gennaro Mendola, che ti chiede: Fabio, non pensi che fare le trasferte tutte le settimane a Milano tra YouTuber League, Got League, possa comunque incidere nel tuo percorso di campionato con il loro Vigo? Questa è una domanda scomoda, è un impegno, sicuramente non è facile, però era più difficile quando facevo anche calcio in contemporanea, è tutta questione di abitudine, penso che con il tempo mi abituerò, riuscirò a velocizzare anche i tempi di recupero. Seconda domanda da parte di Mimmo Italiano, che ti chiede: Fabio, complimenti non solo per la prestazione ma anche per la lucidità nell'analisi che spesso dimostri nel post gara. Pensi che il fattore YouTube possa influenzare i tuoi compagni di squadra ad esprimere l'individualismo all'interno del campo di gioco? Tutte domande scomode, io. Devo dire. È una domanda difficile, non lo so, forse su qualcuno sì, però comunque penso che in generale la nostra squadra sia abbastanza matura, quindi penso che riescano a prendere nel modo giusto i video, anzi magari lo possono prendere anche come motivazione in più per far bene. Terza domanda da parte di Lucy Pixping 6847, che ti chiede: ma se ti arriva un'offerta dal Balsa, ci ritorneresti? Una domanda facile, tutte scomode. Diciamo che non mi precludo mai niente, però per quest'anno resto a Rovigo, mi sto trovando bene, la porta non la sbatto in faccia a nessuno, però quest'anno sicuramente resto qua. Quarta domanda, Fiel Off ti chiede: Fabio, perché hai scelto il loro Vigo e che ambizioni hai personali per il club? Siete una bella squadra ma dovete secondo me gestire meglio alcuni momenti della partita. Diciamo che il primo impegno che ho preso quest'anno era quello con il calcio, ed è arrivata successivamente la proposta del loro Vigo, l'ho valutata e secondo me era possibile almeno sul momento fare entrambi. Ho scelto di accettare, appunto, non vincere il campionato, sono venuto a fare una prova qua a Rovigo, mi sono trovato subito bene con i compagni e quindi ho deciso di rimanere. Adesso ti faccio io una domanda, sarò io l'intervistatore. La domanda è arrivata da parte di Daz9, che ti chiede: Antimo, quando hai iniziato a fare il portiere di futsal? Hai scelto il Pernumia per soldi o per altre motivazioni? Penso che il fattore economico non sia tutto nella vita, volevo riprendermi la mia rivincita personale contro Fabio Di Mauro e l'ho fatto, vincendo contro il Rovigo per 2-1. Una bella prestazione, poi il fattore economico di certo è importante, mi hanno assecondato anche in quello i dirigenti e i piani alti del Pernumia. E poi diciamo che hai dimostrato qual è il portiere forte della famiglia. Esatto. Seconda domanda per te, nome non lo leggo perché è troppo difficile. Domanda Antimo, lasciando i meriti a Fabio, sei consapevole che anche tu sei parte importantissima del progetto? Buona fortuna per il campionato. Vabbè, lo ringraziamo per il buona fortuna con il campionato. Io lo chiederei a te: tu sei consapevole che io sono parte importante del progetto? Sì, no, ne sei più consapevole tu. Comunque sia, sono sicuramente consapevole della mia importanza nel progetto, sono felice anche perché il canale, per chi non lo sapesse, è nato nel 2009 e non si chiamava neanche Fabio Di Mauro Official, si chiamava Antimo Production. Poi c'è stato questo switch in seguito al riprendere appunto l'uomo alla mia destra, è andato bene, comunque è una fortuna reciproca perché io l'aiuto in tutto, sia campo che fuori. Lui ovviamente ci mette la faccia, che è quella che piace a voi, mi chiedo come possa piacervi questa faccia qui, però va bene. Che non è andato bene da quando ha cambiato nome per un motivo. Dissing, Fabio da quando è dissato Enerix non la smette più. Sei rimasto in piedi? Pigliato. E allora eccoci nel prepartita dell'11ª giornata del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Quest'oggi alla Rovigo Arena arriva il Petrarca, formazione penultima in questo campionato ma che ha ottenuto 6 punti nelle ultime 3 gare, soprattutto è riuscito a ottenere questi punti contro le uniche 2 formazioni del campionato in cui il Rovigo non è riuscito a portare a casa la vittoria, ovvero Saldotec e Pernumia. I padroni di casa dovranno riscattarsi dopo la sconfitta per 2-1 all'Arcostruttura Turri e cercheranno di portare a casa i 3 punti alla vittoria contro una formazione apparentemente facile da affrontare, però si sa, le partite non sono mai facili, soprattutto perché gli ospiti, dovete sapere che hanno più squadre che militano anche in categoria
categorie più alte, quindi per i match più difficoltosi di solito fanno qualche acquisto dalle squadre superiori. Serve dunque concentrazione per chiudere questo campionato al meglio con gli ultimi 3 punti di questo campionato d'andata. Dopo si riprenderà a febbraio, però c'è la Coppa sabato prossimo, quindi la nostra avventura col futsal continua. E non vi diamo l'ultimo appuntamento quest'oggi. Qualche dato sulla partita: il Lerovigo secondo in classifica con 25 punti, a meno 2 dallo Jesor, a più 1 dal Pernumia, 48 gol fatti e 17 incassati, seconda miglior difesa e secondo miglior attacco. Invece per quanto riguarda il Petrarca, 15 le reti realizzate, ultimo miglior attacco di questo campionato, 55 invece le marcature incassate, penultima miglior difesa. Per quanto concerne la faccenda capocannonieri, da una parte troviamo Fabio Di Mauro con i suoi 12 sigilli, dalla parte opposta Giovanni Mazzucato, 5 le reti realizzate per lui, capocannoniere per la sua squadra, un terzo dei gol effettuati dalla sua squadra portano il suo nome. Noi adesso andiamo a vedere la partita e andiamo a scoprire come andrà a finire questo match. Come on e game on, tutto pronto al Palasport di Villadose con le due compagini che stanno scendendo ora in campo per contendersi quest'11ª giornata del campionato di Serie D di futsal, girone D del Veneto, l'ultimo appuntamento per quest'anno, dopo ci si rivedrà nel 2024, ma giovedì prossimo c'è la Coppa. Intanto vediamo la situazione classifica con il Vinum Italy Petrarca penultimo, nonostante l'ultima vittoria importantissima interna per 3-2 contro il Saldo Tech Sant'Anna. Quest'oggi ragazzi di Mister Walter del Santo non vorranno sicuramente sfigurare contro un avversario che cerca riscatto dopo la sconfitta esterna per 2-1 contro il Pernumia, il primo capo per Fabio e compagni in questa stagione. Vediamo le formazioni: per i padroni di casa c'è Pasello in porta, difeso da Morello, laterale destro Mariotto, a sinistra Fabio come pivot, Sciarra 7 Sherrud. Per il Petrarca invece Collatuzza in porta, difeso da But, laterale destro il capitano Mazzucato, a sinistra Zannine come pivot, Sorgato che attende solamente il fischio del direttore di gara a sancire l'inizio di questa 11ª giornata, ultimo match di questo girone di andata che parte ora con lo scarico all'indietro proprio direzionato But. Ancora il 6 che va da Sorgato, che torna da But, poi la pressione di Fabio, il destro, primo tentativo per il Lerovigo, respinto da Collatuzzo, cerca di ripartire il Petrarca che si rifugia in fallo laterale, Sher all'indietro per Ezechiel Morello che cerca il secondo palo, buca l'intervento But, Mariotto alta, il primo squillo da parte dei padroni di casa porta il nome di Ayrton Mariotto, che però non riesce a beccare il bersaglio grosso. But, la palla dentro per Sorgato che fa fuori Ezechiel Morello, Pasello si supera, primo squillo anche per gli ospiti ora. Mariotto cerca Danny Fabio, il tiro respinto con il petto da parte dell'uno dei giocatori in casacca nera. Mariotto, Ezechiel Morello che va da Sherrud che punta il suo diretto avversario. Poi torna ad Ezechiel Morello che cerca Mariotto, da questi a Sher, esce il portiere a vuoto. Adesso giro palla del Rovigo a cercare di stanare la difesa avversaria che si sta chiudendo a riccio. Il colpo di tacco di Sherrud, para ancora una volta Collatuzzo, che è sceso davvero con le idee ben chiare in campo. La palla la vede all'ultimo, ma smanaccia con la mano di richiamo quella sinistra, sventa il pericolo. Sbuffa però il portiere con la 1, perché nonostante siano passati solo 4 minuti sta rischiando non poco il Petrarca. Cerca ora Danny Fabio di insidiare la porta avversaria, dentro Sherrud, allontana ora But e riparte dalla parte opposta Zannin che fa fuori il Pocio Morello, poi fa fuori anche Ayrton Mariotto e arriva il gol. E a sorpresa a portarsi in vantaggio sono gli ospiti grazie al primo centro in questa stagione da parte di Tommaso Zannin, un gol da Cineteca, mette a sedere tutta la retroguardia avversaria a partire da Ezechiel Morello per poi passare Ayrton Mariotto, ed infine, come se non bastasse, è illuso l'intervento anche di Mirko Pasello, quello che spesso è stato l'MVP di questa squadra. Rivediamo il gol da Cineteca da parte dell'11, classe 2006, che porta così in vantaggio a sorpresa, ribadisco, i suoi. Dopo un periodo più che positivo per il Lerovigo, vediamo quale sarà però la reazione dei Blancos con Mariotto, il sinistro, disinnescato da Collatuzzo, sarà calcio d'angolo. Danny all'indietro per Ezechiel Morello, il tiro deviato da Sorgato, Collatuzzo para lo stesso, ma sarà rimessa laterale con Sher che va da Mariotto, e ancora l'uno del Petrarca gli sbarra la porta in faccia, ma sarà laterale con l'otto del Lerovigo che va a pescare Ezechiel Morello, il Pocio, e arriva il gol del pareggio grazie al Pocio loco Ezechiel Morello, e grazie al suo sesto centro in questa stagione riesce a riportare il Lerovigo sul livello del mare, è riuscito a far passare una palla che pareva non poter passare. Rivediamo quanto accaduto dal nostro replay: il tiro di punta che passa sotto le gambe del capitano Mazzucato e conseguentemente anche sotto le gambe di Collatuzzo, che davvero non può nulla perché vede la palla partire all'ultimo. Ottima la reaction del Rovigo, che ora prova a portarsi in vantaggio sempre col Pocio, e ancora Collatuzzo che però non vuole sfigurare e compie un vero e proprio intervento magistrale. Rivediamo nuovamente il replay: la sola di Danny Fabio per Ezechiel Morello con la punta della manona sinistra sventa il potenziale vantaggio del Rovigo, che ora sta premendo però sull'acceleratore. Calcio d'angolo per il Lerovigo con Mariotto che scambia con Danny Fabio, il suo tiro viene proprio respinto dal compagno, riparte Musci dalla parte opposta che va a servire Marin che inciampa sul più bello, ringrazia l'uno del Lerovigo perché il 10 del Petrarca avrebbe potuto fare sicuramente qualcosa in più. Intanto But riconquista, il 5 rifinisce, direzione Bernabei che mette a sedere Chinaia, Bernabei, Pasello smanaccia via e sarà calcio d'angolo. Sherrud
col tacco, con la suola o meglio, a cercare Kinaglia. Adesso tanta confusione in mezzo al traffico, arriva Bernabei che cerca di riacquisire il possesso. Kinaglia però non ci sta, allora il capitano riconquista dentro per Emesh Erud. Vantaggio da parte del Rovigo per la prima volta all'interno di questa partita grazie al decimo centro di Emesh Erud. Doppia cifra anche per lui dopo quella ottenuta prima da Fabio Di Mauro e poi da Raffaele Garofalo. Arrivano i 10 gol in questa stagione anche da parte di uno degli uomini più attesi del Rovigo. Vediamo però un piccolo fastidio per CR7 che ora è costretto a uscire, così come Danny Fabio che lascia il posto a Fabio Di Mauro. Un piccolo problema muscolare forse per Emesh Erud che si tocca all'altezza della coscia destra. Vediamo Fabio entrato subito bene, cerca il destro murato dalla difesa avversaria. Musci lo contiene ma riparte ancora una volta Fabio Di Mauro che sembra entrato molto bene in partita. Guaraldo cerca il sinistro dentro per Garofalo e che parata ha fatto ancora una volta con Latuzzo. Rivediamo l'imbucata perfetta con Latuzzo in piedi fino all'ultimo con l'avambraccio destro, riesce a impedire l'accesso del pallone in porta. Una parata veramente spettacolare, una partita gloriosa fino ad ora per il giocatore con la 1 degli ospiti. Seguiamo Kinaglia dalla parte opposta, cerca di impensierire proprio il portiere classe 2005 che sta facendo grandi cose. Poi innesca in contropiede Andretta e arriva Fabio che ci mette una pezza, sarà calcio d'angolo. Guaraldo, Kinaglia, anticipato però da Della Grazia. Della Grazia a lato, si divora il potenziale due pari. Qui il Petrarca avrebbe potuto fare qualcosa in più. Le finte di corpo di Fabio Di Mauro che fa fuori Andretta, vuole il centro. Fabio Di Mauro, che giocata da parte del giocatore con la 9 del Rovigo, che era riuscito a eludere l'intervento dell'avversario grazie alle sue finte di corpo. Ottiene il centro e poi il suo sinistro è tanta roba. In questo caso pareva essere sì sulla traiettoria con Latuzzo, ma probabilmente non ci sarebbe arrivato. La palla esce veramente di pochissimo. Adesso però torniamo in campo perché Guaraldo riconquista la sfera su Bernabei, allarga poi il gioco per Kinaglia che va al centro. Della Grazia, sfortunatissimo l'intervento del giocatore con la 4 degli ospiti, che ora viene rincuorato anche da tutti i suoi compagni di squadra. Non era postato benissimo forse a livello posturale, ma rivediamo quello che è accaduto dal nostro replay con l'ottimo break di Guaraldo che allarga il gioco per Kinaglia che va a pescare lo spazio necessario per far passare questo pallone sotto le gambe di Zannin. Poi non riesce a deviare in altro modo se non verso la propria porta. In ogni caso era ben appostato anche Garofalo sul secondo palo, ma ora proprio Zannin. Fabio riconquista, ottimo il gioco con la suola, poi fa respirare i suoi con la collaborazione di Guaraldo. La questa Kinaglia che va da Fabio Di Mauro che cerca il dribbling, dunque Garofalo ancora per il 17 che carica la conclusione deviata da Mazzucato. Garofalo, Kinaglia, da questi a Guaraldo che va a pescare Fabio Di Mauro che cerca il sinistro esterno della rete. Ha provato a iscriversi all'elenco dei marcatori anche il numero 9 del Rovigo. Adesso ottima la trama di gioco Guaraldo Garofalo, la palla però si perde a lato. Kinaglia, Raffaele Garofalo, va a servire Guaraldo che torna sempre dal capitano, carica la conclusione ancora una volta con Latuzzo e poi fallo da parte di Garofalo su Mazzucato. Guaraldo sempre per Fabio Di Mauro, era in veste di ultimo, cerca il dialogo con Brancaleone, ottima la trama di gioco, poi cerca il terzo uomo, il 9, forse è troppo lezioso FDM. Brancaleone da calcio d'angolo, va da Fabio Di Mauro il palo, ancora una volta e poi Brancaleone con Latuzzo. Cosa ci sta facendo vedere il portiere del Petrarca? Veramente è una sicurezza, ottimo il calcio d'angolo da parte di Brancaleone. Fabio calcia benissimo e forse la tocca, rivediamo dal replay con la manona destra e poi dopo pure su Brancaleone riesce a impedire che questo pallone potesse finire in porta. Una partita, ripeto, monumentale. Non è facile venire al Palasport di Villadose ed essere costantemente pallonati. Brancaleone, verticale, direzione Garofalo che torna dal 13, traversa. Attenzione, Zannin cerca di allontanare la sfera, non ce la fa, riconquista il 10 del Rovigo che fa sportellate sia con l'11 che con il 2 avversario, poi finisce a terra. Il direttore di gara dice che è calcio di rigore, un penalty molto generoso a mio avviso. In ogni caso si presenta Brancaleone, il destro palo, si salva così la difesa del Petrarca che sventa il potenziale 4-1. Rivediamo il nostro replay, aveva calciato comunque bene il 13, si salva momentaneamente il Petrarca è la squadra di mister Walter Del Santo. Ma seguiamo Fabio che insiste sempre con la collaborazione di Brancaleone. Guaraldo ancora per il 9 che sfida in 1 contro 1 Zannin, cerca lo spazio per il destro, poi imbuca al centro con la spalla ancora una volta con Latuzzo. Poi Guaraldo sbaglia, riparte Sorgato, ma Brancaleone più deciso di tutti si va a riprendere il possesso, cerca di far partire il destro contenuto da Della Grazia. Di Mauro,
davanti a sé a Della Grazia. Cerca e trova in verticale Garofalo. Garofalo ancora con la Tuzzo e poi si salva così il Petrarca. Cerca però di insistere ancora una volta Brancaleon. Garofalo, Brancaleon con la Tuzzo. La tiene lì. Esce ora Fabio Di Mauro al suo posto. Entra Ayman Sherrood per questi ultimi due minuti di gioco. Proprio CR7 che va da Guaraldo. Da questi a Danny Fabio. Verticale per Garofalo che torna da Danny. Parata ancora una volta di Collatuzzo che si sta superando. Poi va lunghissimo. Sherrood allontana. Poi Bernabei. Pasello, che parata sul tentativo del 3 del Petrarca. La palla messa al centro dalla parte del 6. Allontana CR7 che cerca di innescare in contropiede Garofalo e ce la fa. Supera Della Grazia solo momentaneamente. Il 4 rinviene proprio sul 10 del Rovigo e deposita in calcio d'angolo. Guaraldo cerca e trova in verticale Garofalo che ora ha bisogno di un sostegno. Lo trova in Danny Fabio, piazzato alto il suo destro, ma c'è stata deviazione. Calcio d'angolo, proprio l'11 va all'indietro dal 7. Davanti a sé a Musci che lo pressa, gli morde le caviglie. Forse anche un fallo da parte del 5, non secondo il direttore di gara. Riparte in 2 contro 1 il Petrarca. Il destro di Musci, uno dei più positivi dei suoi, si perde a lato. E ora Danny Fabio, Garofalo si allaccia con l'avversario. Poi arriva sempre Danny Fabio con la Tuzzo in due tempi e fa ripartire il Petrarca in contropiede. Attenzione, 3 contro 1, allarga il gioco per Bernabei. Garofalo glorioso sul 3 avversario, si va a riprendere la sfera e fa ripartire per l'ultimo assalto il Rovigo. Quando siamo all'interno del secondo minuto di recupero, Garofalo fa tutto da solo. Della Grazia riconquista e poi Musci riparte, ma il direttore di gara dice che non c'è più tempo. Si chiude così la prima frazione di gioco, 3-1 in favore del Rovigo, che sta facendo quello che deve fare: chiudere al meglio questo girone d'andata per ripartire a mille nel girone di ritorno. E allora eccoci al termine dei primi 30 minuti di gioco. Il punteggio al Palasport di Villadose dice 3-1 in favore dei padroni di casa. Una partita in cui sicuramente i valori tecnici non sono in discussione. Si sa il Rovigo essere una squadra di alto calibro, però anche quest'oggi per l'ennesima volta forse sta giocando troppo poco da squadra. Il risultato dice un'altra cosa, seppur al netto delle occasioni create sicuramente il punteggio poteva essere molto più ampio. C'è sicuramente da fare complimenti e un applauso al portiere avversario che ha disputato davvero una partita incredibile. Almeno fino ad ora sta riuscendo a tenere a galla i suoi, molto fortunati anche in alcune circostanze. Palo di Fabio tanto per cambiare, traversa di Brancaleon, palo per lui anche su penalty. Quindi il Rovigo sicuramente sta generando a livello di occasioni, però potrebbe fare qualcosina di più a livello di gioco. Fabio non è ancora riuscito a sbloccarsi, è un digiuno che ormai dura da 3 partite. Vediamo se riuscirà a sbloccarsi nel secondo tempo, è tempo in cui non trova la rete da 7 partite, pensate un po'. Noi adesso andiamo dentro con la seconda frazione di gioco, vediamo quale sarà l'epilogo di questa sfida. Forza Rovigo e speriamo di portarla a casa. Bentornati nel secondo tempo di Rovigo Petrarca, tempo che si apre con il dialogo tra Fabio Scolozzi, ma soprattutto con l'inserimento di Francesco Di Mauro a difendere i pali del Rovigo. Entra al posto di Pasello, vediamo se riuscirà a mantenere la propria porta inviolata, cosa che non è mai riuscita al classe 2004. Ma si parte con Garofalo che scarica la sfera all'indietro. Sherrood, Danny Fabio, verticale proprio per il 10 che ora ha bisogno di un sostegno, si fa sotto l'11 che viene servito! Danny Fabio, dopo il Medward Carzer Grande, trova nuovamente la rete con il suo secondo centro in stagione. Bellissima la trama di gioco, il 10 e l'11 si trovano alla perfezione. Rivediamo quanto accaduto dopo 18 secondi di gioco. Trova la rete il Rovigo, una puntaccia a trafiggere il portiere Collatuzzo che non ha il tempo di reazione, vista la posizione, visto comunque il tiro ravvicinato. Riparte ora Zanin che prova a dare la carica ai suoi. Una partita sicuramente complicata per il Petrarca. CR7 cerca la verticale, poi si va a riprendere un nuovo pallone. Ancora CR7 che giocate, il sinistro strozzato a lato. Aveva fatto una giocata veramente lodevole, però non è riuscito a centrare lo specchio della porta. Sorgato si gira, primo tiro anche diretto verso la porta di Francesco, che però non ha grosse difficoltà a neutralizzarlo. Sherrood restituisce la sfera al mittente Danny che va al centro con la Tuzzo allontana. Poi la palla è buona per Garofalo col tacco mazzucato, ma non è finita. Guaraldo dentro, Ayman Sherrood, il tocco d'esterno destro a propiziare il 5-1. Più 4 per il Rovigo e un Petrarca alle corde che adesso a livello psicologico pare non averne più. Esce ora tra l'altro CR7, entra Fabio Di Mauro, rivediamo quanto accaduto. Il colpo di tacco di Garofalo respinto da Mazzucato, poi Guaraldo dentro direzione secondo palo, devia con la parte esterna dello scarpino destro. Rivediamo qui però forse addirittura autorete di Collatuzzo che la tocca col polpaccio destro. Diciamo un gol in comproprietà tra i meriti di Sherrood e la sfortuna di un Collatuzzo che ha fatto davvero una prestazione super. Danny Fabio morde sulle caviglie, riprende il possesso, poi la gioca al centro per Garofalo. La palla sporcata, rimessa laterale per il Rovigo. Fabio Di Mauro cerca e trova Guaraldo che cerca di girarsi in mezzo a due, non c'è spazio, allora deve riniziare. Lo fa con la collaborazione di Danny Fabio. Dunque Garofalo in verticale per Di Mauro che torna dal 10. Collatuzzo dice di no
Torino e riparte Musci. Attenzione che è scoperto ora il Rovigo col 5 che va dalla parte opposta per Bernabei, che becca la palla con la parte esterna del piede. Per fortuna dei Blancos che ripartono, condotti da Fabio Di Mauro che fa fuori Musci. Fabio Di Mauro esce con Latuzzo che deposita in fallo laterale. Guaraldo, Garofalo, Fabio cerca e trova in verticale Di Mauro che prova a girarsi, il dribbling del 9 che poi viene messo giù. Tutto regolare secondo il direttore di gara, un fallo che forse poteva starci. Rivediamo quanto accaduto. Bello il dribbling ai danni di Marin, sguscia via, poi il contatto all'altezza della caviglia sinistra pare esserci, non però secondo il direttore di gara. Dunque si prosegue. Ricordiamo che il Rovigo comunque ha avuto un rigore già nel primo tempo, questo sarebbe stato il secondo. Fabio Di Mauro va dal neo entrato Gianluca Vertullo, suola sinistro Vertullo, si sblocca anche lui, il giocatore con la 15 del Rovigo, che con un sinistro in diagonale perfetto trafigge con Latuzzo. E ora è più 5 per i padroni di casa, partita a senso unico quando mancano altri 20 da giocare. Rivediamo quanto accaduto, le finte di corpo di Fabio, poi va da Vertullo che con la suola, davvero giocatore di futsal, riesce a impostarsi il pallone per il calcio col mancino. Non può nulla l'uno sconsolato del Petrarca, che probabilmente spera solamente questa gara finisca il più in fretta possibile. Rivediamo Bernabei, sbaglia tutto, Fabio ne approfitta, cerca di far fuori Della Grazia e ce la fa Fabio Di Mauro, messa al centro, poi con Latuzzo si va a riprendere la palla e cerca di ripartire, aggredito proprio dal 9, scaraventa la palla di fatto addosso a Garofalo in panchina. Bernabei, butt da questi a Marina, aggredito da Fabio, il 10 torna dal 6 che verticalizza per Andretta, Macchinaglia riconquista la sfera, innesca Fabio Di Mauro che incrocia, troppo, la palla a lato, non ha ancora trovato la rete Fabio Di Mauro. Brancaleone riconquista e va proprio dal 9, dunque il 15 che allarga il gioco per Chinaia che torna da Vertullo sul secondo palo, che non riesce a inquadrare lo specchio della porta, vicinissimo alla doppietta personale Gianluca Vertullo. Chinaia, Francesco Di Mauro, Fabio vuole palla, lo accontenta, il 18 che va proprio dal fratello Fabio Di Mauro, con Latuzzo riesce a impedire il passaggio direzionato secondo palo da parte del numero 9 dell'Urovigo. La sterzata di But, Fabio capisce tutto, ancora un ben appostato numero 1 del Petrarca, sventa i pericoli. Brancaleon calcia, ma addosso agli avversari, poi va da Fabio Di Mauro, il tunnel su Sorgato, poi fa fuori anche Andretta Di Mauro, alta! Forse c'è stato anche il tocco di But, ma la giocata spaziale di Fabio Di Mauro forse avrebbe meritato maggior fortuna. Stop di sinistro per l'esterno destro, il tunnel su Sorgato, arriva anche Andretta che non riesce a contenerlo, poi il tiro di punta, rivediamo, forse tocca addirittura con la punta delle dita il numero 1 del Petrarca, che sta facendo davvero una prestazione super tralasciando il punteggio. Chinaia riconquista la sfera su Mazzucato, poi il 17 va da Fabio Di Mauro che calcia addosso proprio al numero 1 con Latuzzo che riparte, non si demoralizza, va a fare anche l'attaccante Di Mauro, però si va a riprendere la palla il portiere che poi calcia in porta, cerca di fare il gol prima del fratello, non ce la fa. Chinaia rilancia dalla parte opposta e allarga il gioco per Vertullo che sterza sul sinistro. Vertullo con Latuzzo, Chinaia dentro per Fabio Di Mauro, suola secondo palo Vertullo e arriva alla rete del 7-1 anche da parte di Gianluca Vertullo, secondo assist per Fabio all'interno di questa gara, secondo gol per Gianluca Vertullo. Si trovano molto bene in campo il 9 e il 15, rivediamo quanto accaduto dal replay, veramente molto bello sia l'assist che il posizionamento di Gianluca Vertullo, che lì a due passi sicuramente non può fallire e trova comunque la soddisfazione di una doppietta nel suo primo impiego serio in questa stagione. E ora però Vertullo riconquista un'altra palla, vuole fare la tripletta, Vertullo palo, scatenato il numero 15 che si sta aggiudicando il premio di MVP in campo. Seguiamo Brancaleone, la verticale non riuscita, capisce tutto Zanin che riparte, fa fuori il 13, attenzione all'11, vicino alla doppietta, esterno della rete per fortuna del Rovigo. Chinaia, bello il lavoro in mezzo a due, poteva servire Fabio Di Mauro che vuole in verticale, Vertullo non lo trova, Musci chiude molto bene e riparte il 5 adesso di prepotenza, cerca di mettersi in proprio il tiro, ammortizza la sfera Francesco e riparte con i 4 secondi a disposizione, supera la metà campo, calcia addosso a Zanin, ma attenzione che non è finita, Francesco Di Mauro con Latuzzo gli dice di no, voleva la rete Francesco Di Mauro anche lui. Rivediamo quanto accaduto, il tiro addosso al numero 11 avversario, vince rimpallo, bello anche il dribbling, poi il tiro con la punta, con Latuzzo però non è in vena di fare ulteriori regali, visto il punteggio comunque dalle dimensioni già macroscopiche.
E ora l'uno che va proprio da But, da questi a Mushi, che cerca l'imbucata che non riesce. Fabio Di Mauro riconquista. Fabio Di Mauro, il tocco sotto. Per poco non ci arriva Garofalo sul secondo palo. Per poco non trova la rete Fabio Di Mauro. Oggi pare non essere giornata per lui. Brancano riconquista. Innesca proprio FDM che va ora da Garofalo con Latuzzo. Il capocannoniere, il vice capocannoniere del Rovigo non riescono ancora a sbloccarsi, almeno fino ad ora, fino al minuto 23. Ma c'è Raffaele Garofalo, Fabio Di Mauro, Brancaleone. Adesso giro palla, ordinaria amministrazione per i ragazzi di mister Mauro Gonzato. Chinaia va da Garofalo che torna dal 17, la palla è ancora buona! Fabio Di Mauro al minuto numero 23 del secondo tempo riesce finalmente a ritrovare la rete, tredicesimo centro per lui in questo campionato. Un gol sicuramente non importante ai fini del risultato, ma a livello personale sicuramente lo è. Rivediamo quanto accaduto. Bello il giro palla, Brancaleone, Chinaia che riesce a trovare lo spazio necessario per far passare il pallone sotto le gambe di Zannin. Garofalo fa la sponda, la palla rimpallata, arriva Fabio Di Mauro che con il destro a incrociare non perdona. Rivediamo, riesce a beccare anche lo spazio sotto le gambe di But. Sfortunato è Petrarca che subisce due imbucate, prima sotto le gambe dell'11 e poi sotto quelle del 5. Esce ora Fabio Di Mauro, al suo posto entra Danny Fabio per questi ultimi 6 minuti di gioco. Risultato veramente larghissimo per il Rovigo, che ora amplia anche il fattore differenza reti. Garofalo, Scherrud. Da questi a Danny Fabio, imbucata per Chinaia che vede sul secondo palo Garofalo. Si sblocca anche il 10. Lo dicevamo poco fa, non si erano ancora sbloccati il 10 e il 9 dei Blancos, che ora finalmente ce la fanno e riescono comunque a ritrovare la gioia del gol, che si sa per giocatori come loro essere di vitale importanza. Rivediamo Eymen Scherrud, Danny Fabio, verticale perfetta, bellissima la traiettoria disegnata dall'11, altrettanto quella del 17, secondo palo, si inserisce con i tempi giusti il 10 del Rovigo, che fa così il suo undicesimo centro in stagione, aggancia Eymen Scherrud che si era portato avanti in questa graduatoria in cui Fabio primo a 13, Garofalo secondo a 11 assieme proprio al numero 7 del Rovigo. Proprio Scher va a destra da Danny Fabio, il guizzo su Andretta, poi gioca la sfera al centro per Vertullo, della Grazia para ma non è finita. Danny Fabio fa il 10-1, doppietta personale per lui, non era mai successo in questo campionato, ci è riuscito ora, è anche terza rete complessiva per la sua stagione. Ma ci sono delle polemiche perché con Latuzzo avrebbe voluto il fallo ai suoi danni, fallo non ravvisato secondo il direttore di gara. Andiamo a rivedere quello che è accaduto. Ottimo il guizzo dell'11 dell'Orovigo, altrettanto la parata di Della Grazia su Vertullo che per poco non trova la tripletta, e l'intervento sì di Danny Fabio appare sul pallone con Latuzzo fuori tempo in questo caso, esausto sicuramente l'uno che ha fatto una partita super. Ma siamo di nuovo in campo con Brancaleone che cerca il tiro, Garofalo devia in porta ma c'è stato un tocco con la mano secondo il direttore di gara. Rivediamo quello che è accaduto. Brancaleone aveva calciato molto bene, direzionato secondo palo, dice Garofalo l'ho presa col petto, sì ma forse se la indirizza con l'avambraccio sinistro in porta. Intanto è game over al Palasport di Villa d'Ose, il punteggio dice 10-1 per il Rovigo, una partita a senso unico, lo si sapeva, bisognava vincere, lo si è fatto e ora secondo posto per i ragazzi di mister Gonzato, come ci mostra la nostra classifica, un buon bottino in vista del ritorno in cui ci sarà da fare un vero e proprio agguato al primato difeso attualmente dallo Yeswork per non passare attraverso i playoff e scongiurare le ipotetiche sfortune che potrebbero portare il Rovigo alla permanenza ancora una volta in Serie D. E allora eccoci nel post partita dell'undicesima giornata con un ospite d'eccezione e sicuramente a sorpresa perché non l'avevamo mai visto, Gianluca Vertullo. Quest'oggi ha giocato, ha fatto due gol, ha dato sicuramente una mano al Rovigo. Com'è stato il tuo approccio all'interno del campo? Dici un po' la tua. No dai, mi sono trovato bene e sono riuscito a dare una mano alla squadra per riuscire a vincere questa partita non scontata. Sono contento della mia prestazione e della prestazione della squadra. Dà anche fiducia in vista delle prossime partite? Pensi che potrai giocare di più? E soprattutto oggi quello che hai fatto l'hai fatto molto bene, sei andato vicino alla tripletta addirittura, come se due gol non ti fossero bastati. Sì, sono andato vicino alla tripletta. Vabbè dai, mi accontento dei due gol e spero di continuare così e di cercare di essere sempre utile alla squadra e di poter vincere il campionato, perché questo è il nostro obiettivo. Curiosità mia, un vice Raffaele Garofalo che punta a essere il Raffaele Garofalo in campo? Ne devo mangiare ancora di pasta per diventare come Raffa, però ci provo. Gli vuoi rubare il posto? Sì, Raffa, ti ruberò il posto. Eccoci dunque al termine di Rovigo Petrarca, il punteggio finale dice 10-1 in favore dei padroni di casa, una partita sicuramente facile, almeno sulla carta, poi voi siete stati bravi a indirizzarla. Sicuramente un Rovigo che ha peccato un po' sotto il piano del gioco secondo il mio punto di vista, però erano tre punti comunque fondamentali. Come la pensa Fabio? Sì, siamo stati bravi ad indirizzarla fin da subito, abbiamo comunque preso gol all'inizio della partita, quindi non era comunque scontato portarla a casa. Siamo stati bravi, concentrati e speriamo di continuare così anche le prossime. Sotto il punto di vista del gioco hai visto un Rovigo in crescita? Sì, abbiamo giocato bene, sicuramente non è l'avversario di settimana scorsa, però
comunque non è mai scontato. Ed oggi c'è stata anche la presenza di Francesco Di Mauro, che ha giocato tanto tutto il secondo tempo. Stavi anche riuscendo a compiere il tuo primo gol in questa stagione. Potevi fare qualcosa in più in quella circostanza? No, io sono stato anche un po' fortunato perché ho vinto il rimpallo. Lì c'è anche il pericolo che possano ripartire e far gol loro. Per me sul tiro mi è arrivata sul mancino, io il mancino non lo so usare, non lo voglio usare, non lo devo usare, quindi ho calciato di punta destra, perché non ho calciato neanche male, però d'altra parte c'era un portiere veramente molto molto forte. Non potevi provare l'ultimo dribbling per poi andare a calciare? Forse sì, però non ho avuto lucidità e non è uscito fuori il Fabio Di Mauro che è in me. E a proposito di Fabio Di Mauro, oggi com'è stata la tua partita? Volevi il gol, un gol che stentava ad arrivare, una maledizione che è durata tantissimo tempo, poi sei riuscito a trovare un gol non troppo rilevante ai fini del risultato, però importante a livello personale. Secondo me è sempre importante segnare, perché era da un po' che non segnavo e mi aiuta anche per le prossime partite, anche perché se è un po' che non segno magari mi focalizzo troppo su quello e anche le prossime partite forse sarei stato un po' più egoista, quindi meglio così, sono più tranquillo e niente. Possiamo fare anche un resoconto del tuo girone di andata: 13 gol con i due di oggi, 9 assist. Ti saresti aspettato un Fabio che avrebbe potuto fare qualcosa in più in questa categoria? Ma per come avevo iniziato sicuramente sì, abbastanza soddisfatto. Poi sì, avrei potuto sicuramente far di meglio, ho avuto un leggero calo a livello di gol e anche dovuto al fatto che abbiamo iniziato a giocare meglio di squadra, giustamente sono presi la scena anche altri giocatori. E allora ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare e ci si rivede giovedì prossimo con la Coppa, non con il campionato che inizierà a febbraio. Ciao ragazzi e al prossimo video. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing.